Dalla lizza di Piazza Grande alle case degli Aretini, la giostra del Saracino diventa un gioco da tavolo per tutti gli appassionati, dai più grandi ai più piccoli. Si tratta di una rivisitazione del tradizionale gioco dell'oca, in cui la lancia d'oro si conquista tirando dadi e muovendo le pedine dei propri cavalieri. Tra i primi a ricevere direttamente dalle mani dei protagonisti della rievocazione storica aretina il gioco di Buratto, gli alunni della scuola elementare Aliotti. L'idea, nata da Alessandro Boncompagni e realizzata dall'azienda Borghini SRL con le tavole acquarellate dell'artista Raffaele Bindi, ha come obiettivo quello di avvicinare le giovani generazioni alla manifestazione cavalleresca tanto cara alla città. Divertimento all'insegna della tradizione popolare dunque, ma anche occasione per fare beneficenza. I quartieri si sono impegnati, e lo faranno ora nei prossimi mesi, di organizzare delle iniziative facendo giocare i propri bambini nelle proprie sedi al gioco del Buratto, per raccogliere dei fondi a sostegno di un progetto di solidarietà con chi è meno fortunato di noi. Una scuola nell'Eritrea, un paese del Corno d'Africa purtroppo sempre soggetto a tanti problemi, con questa scuola di Saganeiti c'è un gemellaggio ormai da anni della comunità parrocchiale della Santissima Annunziata e quello che verrà raccolto facendo giocare i nostri bambini verrà consegnato a questa scuola. Il gioco da tavolo è stato distribuito a 3.000 bambini delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie del comune di Arezzo. Un'iniziativa accolta con grande entusiasmo da parte dei più piccoli. Tutti in cortile li abbiamo accolti fra due file di bambini che hanno fatto l'applauso, hanno fatto le foto insieme a loro e quando poi hanno visto il gioco sono rimasti molto meravigliati, perché è un gioco bello, pregevole, veramente anche da un punto di vista artistico le tavole sono eseguite molto bene.